Sarà svolta lunedì l'autopsia sul corpo di Isabella Settanni, la 52enne avvocata deceduta a Villetta Barrea dopo aver ingerito nitrito di sodio. Ascoltati il compagno e l'amica della donna. Europee e comunali, si vota fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani. Rinnovano l'amministrazione 98 comuni abruzzesi e 56 molisani. Lunedì dalle 13.45 la diretta elettorale non stop di Teleregione. Amministrative Abruzzo, a Pescara la sfida più avvincente, oltre 100.000 cittadini chiamati ad eleggere il nuovo primo cittadino. Amministrative di Campobasso, molto partecipati i comizi finali dei tre aspiranti sindaci De Benedittis, Forte e Ruta. CGIL in piazza per il lavoro a Pescara, il sindacato sta raccogliendo le firme per abrogare 4 norme e chiede più tutele e sicurezza, contratti stabili e di reinserire l'articolo 18. Isernia, Regione, ANAS e ARPA impugnano la sentenza del TAR che ha fermato il lotto 0, la procedura di via annullata perché era scaduta la valutazione di impatto ambientale. Flop Pescara, il talento non basta, così Zdenek Zeman sintetizza la stagione negativa del Delfino. Sul nuovo tecnico, spero creda nel progetto. Pool Scudetto, Campobasso Trapani, domenica 16 giugno a Grosseto, Braglia già al lavoro. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Teleregione, prima edizione del nostro notiziario che apriamo con la cronaca, verrà eseguita lunedì l'autopsia sul corpo di Isabella Settanni, la 52enne avvocata, trovata morta a Villetta Barrea. La donna avrebbe bevuto nitrito di sodio, indagano le forze dell'ordine, ci racconta tutto Sonia Paglia. I carabinieri della compagnia di Castel di Sangro stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Isabella Settanni, l'avvocato di Roma 52enne, morta dopo aver ingerito nitrito di sodio nella sua casa di Villetta Barrea. Una sostanza chimica contenuta all'interno di un barattolo sequestrata dai militari per le successive analisi. Gli inquirenti stanno esaminando il cellulare della donna e il computer. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per capire cosa è successo. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, l'ipotesi di reato formulata è istigazione al suicidio. Sul corpo della 52enne non sono stati rilevati segni di violenza, ma sarà l'autopsia prevista per lunedì a fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso. L'esame sarà eseguito dall'anatomopatologo il Dopolidoro. I carabinieri hanno già interrogato a lungo il compagno della vittima, anche la collega di Isabella Settanni, che ha chiamato i soccorsi dopo aver ricevuto un messaggio dalla vittima che diceva «non mi sento tanto bene». Sarà ascoltata come persona informata sui fatti dai militari di Roma. E apriamo ora l'ampia pagina dedicata alle amministrative, si vota alle amministrative e alle europee perché si vota oggi e domani in tutta Italia, in Molise e in Abruzzo in particolare. In Abruzzo sono 98 i comuni che rinnoveranno l'amministrazione comunale, 400.000 gli elettori. A Pescara, Montesilvano e Giulianova la possibilità di andare al ballottaggio. Pierluigi Boragine. Sono 1.152.301 gli abruzzesi chiamati al voto per eleggere i nuovi rappresentanti del Parlamento europeo, 214 candidati della circoscrizione meridionale, 15 sono abruzzesi, sono invece 400.952 gli elettori interessati dalle amministrative di oggi e domani, 98 i comuni, 537 le sezioni, 3 i centri con numero di abitanti superiori a 15.000, Pescara, Montesilvano e Giulianova. Il comune più piccolo è Montebello sul Sangro, provincia di Chieti, con solo 127 elettori. La partita più importante si gioca a Pescara, dove gli elettori sono 103.216. Quattro i candidati, Carlo Masci, Carlo Costantini, Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli. Sullo sfondo l'ipotesi ballottaggio con l'eventuale ritorno alle urne fissato per domenica 23 e lunedì 24 giugno. Altra partita importante a Montesilvano, 44.484 elettori, dove si sfidano il sindaco uscente Ottavio De Martinis del centrodestra e Fabrizio D'Addazio, centrosinistra. Quattro i candidati sindaco a Giulianova, 21.699 elettori, il sindaco uscente Ivan Costantini del centrodestra, Alberta Ortolani, centrosinistra, e i civici Romolo Lanciotti e Daniele Di Massimantonio, quest'ultimo espressione della sinistra. Dei 98 comuni al voto,
foto, 50 sono in provincia di Chieti, 23 in provincia di Teramo, 17 in provincia di Pescara e 8 in provincia dell'Aquila. Tra gli altri comuni al voto, i più grandi sono Città Sant'Angelo con 12.523 elettori, Pineto 13.295 elettori, Atri 9.952 elettori, Fossa Cesia 6.473 elettori e Trasacco con 4.367 elettori. E ora i numeri del Molise. Le sfide più attese si giocano a Campobasso e Termoli, alle urne 36 centri della provincia di Campobasso e 20 dell'Isernino. Per le comunali, i molisani aventi diritto al voto sono 177.175, anche se tra questi molti sono residenti all'estero. Si vota oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno alle 23 di domani alla chiusura dei seggi per le europee, mentre per le comunali cominceranno alle ore 14 di lunedì 10 giugno. A Pescara oltre 100.000 cittadini chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco, 4 i candidati, Costantini, Fusilli, Masci e Pettinari. I dettagli nel servizio di Valentina Ciarlante. Ci siamo poche ore e la città di Pescara conoscerà l'identità del sindaco che la traghetterà fino al 2027, anno in cui nascerà la città metropolitana frutto della fusione con Montesilvano e Spoltore. Ma lunedì pomeriggio dalle urne potrebbero emergere i nomi dei due aspiranti alla fascia tricolore che si contenderanno lo scranno più alto del comune al ballottaggio. In questo caso i seggi riapriranno domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Teleregione Canale 17 seguirà in tempo reale lo spoglio con la maratona elettorale in programma da lunedì 10 giugno alle 13.45 dallo studio centrale, collegamenti sempre attivi con le sedi dei candidati e con i seggi per monitorare lo scrutinio e ascoltare le voci dei protagonisti. Si eleggono 32 consiglieri a Pescara oltre al primo cittadino e hanno diritto al voto 103.586 cittadini residenti, di cui 494 neomaggiorenni. Per le amministrative la scheda è di colore azzurro ed è possibile il voto disgiunto. Ieri giornata di comizi finali aperta da Carlo Masci, candidato per il centrodestra con 6 liste collegate: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Pescara Futura, Masci sindaco per Pescara Unica e UDC. Sul palco del Largo della Madonnina il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivato per tirare la volata a Masci insieme al governatore Marco Marsilio. A seguire Gianluca Fusilli, candidato sindaco per la lista Stati Uniti d'Europa, ha incontrato in via delle Caserme un nutrito gruppo di giovani per concludere la campagna con un dialogo aperto. In piazza Muzzi, lì dove aveva aperto la campagna elettorale, evento conclusivo per Carlo Costantini, candidato sindaco del centro-sinistra con 6 liste collegate: PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Carlo Costantini sindaco, Per te faremo grande Pescara. Con lui i vertici dei partiti e il candidato governatore alle ultime regionali, Luciano D'Amico, che ha aperto la serata. A chiudere l'ultima giornata di campagna elettorale, Domenico Pettinari, a capo di una coalizione con 2 liste civiche, Pettinari sindaco e Cittadini per Pescara. Sul palco di piazza Salotto, insieme all'ex 5 Stelle, tutti i candidati consiglieri e le persone con le quali ha redatto il programma. Gli uffici comunali effettueranno delle aperture straordinarie per consentire ai cittadini di ritirare la tessera elettorale. Nella sede di piazza Duca d'Aosta 15, attive 17 postazioni, sabato dalle 8.30 alle 23, domenica dalle 7 alle 23. 2 postazioni invece attive nella sede distaccata dei Colli in via di sotto numero 2, sempre sabato dalle 8.30 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. E ora a Campobasso, molto partecipati ieri sera ai comizi finali dei 3 candidati sindaci De Benedittis, Forte e Ruta. Noemi Galuppo. Campobasso, ieri comizi di chiusura della campagna elettorale dei 3 candidati alla carica di sindaco della città, ad iniziare Aldo De Benedittis con la corazzata del centrodestra riunita al Centrum Palace. A sostenere De Benedittis le liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Popolari per l'Italia, Noi Moderati e UDC.
Tutti big, seduti in prima fila, sala piena con simpatizzanti, coordinatori, candidati non solo alle elezioni comunali ma anche alle europee, che parlano di spostare il baricentro a destra a partire da Campobasso, una chiusura di campagna elettorale in cui De Benedittis, affiancato in primis dal governatore Francesco Roberti, parla di una filiera istituzionale certa che trainerà lo sviluppo di una Campobasso città universitaria. La candidata sindaca di Campobasso per l'area progressista, Maria Luisa Forte, fa una scelta diversa. Per la chiusura della campagna elettorale predilige la piazza, in palco, in pieno centro, sostenuta da coordinatori e candidati alle liste a sostegno. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, con i socialisti e il Movimento per l'Equità Territoriale. L'unico interesse che devo garantire, dice la gente in piazza, è quello dei cittadini. Avremo cura della nostra città. Per l'ultimo comizio, parola finale al candidato sindaco per la coalizione civica Pino Ruta, sostenuto da Costruire Democrazia, Unica Terra, Molise e Confederazione Civica. Anche lui in piazza, un comizio che per certi versi fa pensare ai 5 Stelle di tanti anni fa. Ruta, affiancato dal consigliere regionale Massimo Romano, ha quella verve di chi si pone come rottura. Ci siamo candidati per la discontinuità, dando un'offerta politica nuova contro i classici manovratori, dice. I seggi saranno aperti oggi dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Eventuale ballottaggio il 23 e il 24 giugno. Nella serata di ieri, ultimi comizi anche a Termoli, dove invece saranno 6 candidati a sindaco, uno per il centrodestra, altri 5 per l'altro schieramento. Sentiamo i dettagli. Sono 28.618 gli elettori chiamati oggi e domani alle urne nella città di Termoli. Riflettori puntati, più che sulle europee, sulle amministrative per scegliere il nuovo sindaco, successore di Francesco Roberti prima e Ferrazzano poi come reggente. 29 sezioni, 13.924 maschi e 14.694 femmine, 6 aspiranti a sindaco con 14 liste in totale. Sulla scheda elettorale appariranno in quest'ordine Daniela De Caro con lo simbolo di Termoli Libera, Nico Balice con le 6 liste a sostegno, Popolari, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Diritti e Libertà, Lega e Termoli Insieme, Marcella Stumpo con Termoli Bene Comune, Rete della Sinistra, Manuela Vigilante appoggiata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e ancora Andrea Montesanto con Costruire Democrazia e Gio Mileti con Voglia di Termoli, Democrazia e Solidarietà e Giovani per Termoli. Dunque centrodestra compatto da una parte e schieramento di centrosinistra farmentato dall'altra. Comizi di chiusura ieri sera in piazza Insorti Lungheria per Montesanto, Lungomare Nord per la De Caro e piazza Monumento per la Stumpo. Gio Mileti ha scelto il Borgo Antico, mentre Emanuela Vigilante il Belvedere dei fotografi. Balice infine ha parlato in piazza Duomo. Lo devo dire sinceramente, l'ha sognato. E ora parliamo del caldo che è arrivato in queste ore, in questi giorni in Molise, prime prove d'estate anche in regione, dove già da queste ore le temperature saranno in aumento. Sarà dunque un fine settimana caratterizzato dal grande caldo. Per la giornata di domani sono previste temperature in ulteriore aumento, anche se su gran parte della regione sarà presente una leggera copertura nuvolosa. Sul settore frentano e su quello orientale sono attese temperature tra i 34 e i 36 gradi. Torniamo in Abruzzo, la CGIL in piazza a Pescara per il lavoro. Il sindacato sta raccogliendo le firme per abrogare 4 norme e chiede più tutele e sicurezza. Valentina Ciarlante. Un'occupazione precaria, salari troppo bassi e tutele che mancano. Sono gli elementi del sistema attuale che per la CGIL vanno cambiati ed è per questo che il sindacato sta raccogliendo le firme per il lavoro. La petizione, partita già da qualche settimana, oggi è approdata nelle piazze. Entro il 19 luglio vanno raccolte 500.000 firme per ottenere il referendum abrogativo. A Pescara, accanto alla nave di Cascella, a pieno centro della città, i referenti provinciali hanno illustrato i 4 quesiti con cui si propone l'eliminazione di alcune norme. Un lavoro tutelato, sicuro, dignitoso, stabile, queste le richieste della CGIL, concetti evidenziati da Luca Ondifero, segretario provinciale di Pescara. Noi oggi stiamo parlando di questi 4 quesiti referendari che riguardano appunto i temi che dicevo prima sui licenziamenti, quindi l'articolo 18 da ripristinare e eliminare
limitare l'utilizzo dei contratti a tempo determinato, perché oggi è abusato il contratto a tempo determinato, responsabilizzare i committenti nella gestione degli appalti, perché le troppe morti e infortuni sul lavoro purtroppo non hanno mai una madre, non si riesce mai a capire di chi la responsabilità. Questo accade perché le norme impediscono di responsabilizzare direttamente il committente, quindi uno di questi referendum riguarda questo aspetto. Ci occupiamo ora di Lotto 0, andiamo a Isernia perché Regione, ANAS e ARPA hanno impugnato la sentenza del TAR che ha fermato il Lotto 0, la procedura di via annullata perché era scaduta la valutazione di impatto ambientale. Sentiamo. Lotto 0, Regione, ANAS e ARPA impugnano la sentenza che ha fermato l'opera. La procedura di via è stata annullata, ma solo perché la proroga della valutazione di impatto ambientale è scaduta. L'Avvocatura dello Stato ha depositato il 4 giugno il ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Molise che ha stoppato la realizzazione del Lotto 0 della Statale 17. Un'opera appaltata da ANAS dal valore di 175 milioni per realizzare un tratto di strada che collegherebbe il bivio di Pesche al chilometro 181 più 500 della Statale 17 e il Lotto 1 della Isernia Castel di Sangro. Interessati i comuni di Isernia, Pesche e Miranda per una strada di circa 24 km, di cui quasi 19 già realizzati, che si unirà al Lotto 1 e al Lotto 2, tre gli svincoli, Isernia Nord, Università e Miranda. Due le gallerie naturali, 8 i viadotti ed opere di contenimento sia a monte sia a valle, come i muri in terra verde, muri di controripa in cemento armato, paratie per un investimento, come detto, di 175 milioni di euro, in attesa che la giustizia faccia il suo corso e si esprima di nuovo sui lavori in fase di svolgimento. Sono molti i furti che sono stati messi a segno nei cantieri edili a Pescara. Emergenza, ANCE e Confindustria si mobilitano a sostegno delle imprese. Pasquale Damiani. Sono in aumento i furti di notte nei cantieri edili di Pescara. C'è molta preoccupazione tra gli imprenditori che hanno segnalato il problema sia a Confindustria che a ANCE per porre un freno a un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio. Un fenomeno tanto diffuso che sia Confindustria che ANCE Pescara Chieti hanno avviato un'indagine tra i propri iscritti al fine di segnalarne la gravità alle autorità di polizia. Negli ultimi giorni i malviventi hanno ripetutamente visitato i cantieri rubando materiale di rame, in particolare i cavi di alimentazione elettrica delle gru, per rimuovere i quali i ladri si arrampicano sui tralicci delle gru. Al di là dei rilevanti costi dei materiali rubati, le imprese subiscono anche il danno del fermo cantiere dovuto alla necessità di ripristinare tutte le linee elettriche sottratte dai malviventi. La recrudescenza dei furti di rame deve essere presa in debita considerazione per evitare il rischio del ritorno indietro di qualche anno, quando i ladri cominciarono a sfilare anche i cavi di rame degli impianti di illuminazione delle gallerie. Sull'argomento è intervenuto il presidente di ANCE Chieti Pescara, Antonio Dintino, che ha sottolineato come al di là del danno economico ed organizzativo subito dalle imprese, nonostante la normale accortezza degli imprenditori nella predisposizione di misure atte ad evitare che estranei possano entrare in cantiere, vi è anche il rischio che ricadano sulla loro responsabilità anche gli incidenti subiti dai malavitosi durante i furti, perché i ladri, per sottrarre i cavi di rame, si arrampicano sui tralicci delle gru. Andiamo a Teramo perché anche Sara Falini, consigliera di maggioranza in comune, lascia Insieme Possiamo e aderisce al gruppo misto. Dietro l'addio del secondo componente del gruppo potrebbe esserci un disegno politico per la nuova giunta d'Alberto. Chiara Bonatti. Insieme Possiamo, quello che era il gruppo più numeroso della maggioranza d'Alberto, perde ancora un pezzo dopo l'ex assessore e capogruppo Andrea Core. Entra nel gruppo misto anche un altro componente della prima giunta, Sara Falini. Una decisione che arriva dopo una lunga riflessione, come sottolinea l'attuale consigliera di maggioranza, per alcune dinamiche e valutazioni non più in linea con il percorso originario. Nonostante questo, la consigliera Falini continuerà a dare il suo appoggio al sindaco Gianguido d'Alberto e a rimanere quindi in maggioranza. Le ipotesi avanzate in questi giorni da
danno per concreto il fatto che dietro l'addio prima del consigliere Core e poi della consigliera Falini ad Insieme Possiamo ci sia dietro un disegno che porta alla decisione prossima del sindaco di sostituire Giovanni Cavallari eletto in consiglio regionale, ma anche di modificare la giunta ad un anno dal voto. Se qualcun altro della maggioranza dovesse passare al gruppo misto, sarebbe possibile formare un nuovo gruppo sempre in appoggio al primo cittadino e quest'ultimo potrebbe o dovrebbe avere a quel punto un posto in giunta. Ma per il momento si naviga a vista e si attendono i prossimi passi. Studenti a confronto con la Guardia di Finanza sui reati economico-finanziari e sul tema della legalità, grazie a un concorso promosso dal Comando Provinciale di Chieti. Valentina Ciarlante. L'Aula Magna del Liceo Statale Isabella Gonzaga di Chieti ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso Le Fiamme Gialle al servizio della collettività, rassegna ideata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza Teatino in collaborazione con l'Istituto Scolastico. L'evento rientra tra le iniziative per il 250° anniversario della Fondazione del Corpo, che ricorre proprio quest'anno. Gli alunni hanno presentato progetti ed elaborati multimediali incentrati sulla legalità, sui reati economico-finanziari, sulla storia della Guardia di Finanza, sui tanti compiti istituzionali del corpo e sui diritti e doveri del contribuente. Presenti il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara Chieti, Pierangelo Trippitelli, e il preside Camillo Dintino, che hanno sottolineato il talento mostrato dai ragazzi anche nel cimentarsi in argomenti distanti dal proprio percorso di studi, ma che presto entreranno a far parte della vita quotidiana. A tutti sono stati consegnati degli attestati realizzati con gli elementi grafici contenuti nel brand book del Comando Generale della Guardia di Finanza. Il comandante provinciale, il colonnello Michele Iadarola, si è detto convinto che è proprio dai banchi di scuola che prende avvio l'attività di prevenzione ed educazione alla legalità economico-finanziaria, e ciò anche attraverso la conoscenza da parte degli studenti di quelli che sono i compiti istituzionali della Guardia di Finanza e la propria mission istituzionale. Diamo ora uno sguardo a che tempo farà nella giornata di domani in Abruzzo e in Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per domenica 9 giugno. In Abruzzo pressioni medio-alte interessano la regione determinando tempo stabile, per lo più soleggiato, venti deboli, mare poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: L'Aquila 15 la minima, 29 la massima, Pescara 14-31, Chieti 14-29, Teramo 16-29 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile, per lo più soleggiato, salvo qualche noto nuvolamento dal pomeriggio, venti deboli, mare poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: Campobasso 14 la minima, 29 la massima, Isernia 16-28, Termoli 14-29, Venafro 16-30 gradi. Bene, è tutto con la nostra informazione. Io vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Non andate via, perché dopo la pubblicità ci sarà la pagina sportiva. Si parlerà di Pescara e di Campobasso, con Braglia già al lavoro con i rossoblù, anche se non è ancora ufficiale il suo ingaggio. E a Pescara invece parla Zeman. A fra poco. Il talento non basta, bisogna dimostrare. Così Zdenek Zeman sintetizza la stagione negativa del Pescara. Il tecnico boemo è tornato in città nelle scorse ore per un convegno e sul nuovo tecnico dice: spero sia una persona che sappia lavorare e che ci creda. Al nostro microfono ha parlato anche del suo futuro. Valentina Ciarlante. Mister Zeman, innanzitutto bentornato a Pescara, come sta? Grazie, a Pescara sto bene, poi bisogna vedere dopo. Non sto ancora al meglio, però sto migliorando. A Pescara c'è un'altra aria, poi soprattutto per lei, insomma, questa è la sua città. Ci sono stato sempre bene, quindi. Com'è in questi mesi in cui è stato lontano, anche se solo fisicamente, ha seguito l'evolversi del campionato? Che idea si è fatto? Ho seguito campionato, purtroppo per
per Pescara non è finito bene, non è finito come pensavo io che doveva finire, perché per me la squadra aveva dei valori, non siamo riusciti a dare continuità. Peccato, bisogna riprovarci come tutte le altre squadre. Che poi lei ci credeva nella squadra, in quella squadra, che cosa non ha funzionato secondo lei? Ma io ci credevo, ma a parte che sono cose della gioventù, perché avere 18 ragazzi non è facile, però pensavo dopo le prime 7 partite che abbiamo fatto 19 punti che si continua a migliorare. Purtroppo abbiamo perso la continuità delle prestazioni e di applicazione a quello che si deve fare. Quindi diciamo che la mancanza di esperienza poi alla lunga è stato... Sì, la mancanza di esperienza, la mancanza di continuità, e continuità dipende da quanto ci si crede, da che cosa si vuole fare. E si vede che i giovani che vengono qua dicono: noi facciamo un campionato, poi andiamo a migliorarsi in qualche serie B, serie superiore, e non funziona così. Prima devono dimostrare come squadra, no? Come individualità, qualcosa, e poi se ne parla. Che poi è quello che lei ha sempre predicato, insomma, perché poi lei è anche un grande talent scout di giovani. No, vabbè, che in quella squadra ci ho dato poco come suggerimento alla squadra, ma io ripeto, questa era una squadra che ho del talento. Purtroppo sul talento si deve lavorare, quando si smette di lavorare non si va avanti. E a proposito di suggerimenti, se adesso, cosa che sicuramente succederà perché siete amici col presidente Sebastiani, sicuramente vi sentite spesso, se però dovesse dare a lui un suggerimento, un consiglio, visto che siamo nel momento caldo sia per la scelta del nuovo allenatore sia per la composizione della squadra? Ma io non posso fare le cose per presidente, perché presidente fa presidente, io faccio allenatore. Io spero che riescano a fare una squadra di nuovo giovane ma competitiva, e che si convincono che devono fare qua prima qualcosa per poter ambire a qualcosa di superiore. Ma un suo collega che le piace, che vedrebbe bene qui a Pescara, un collega allenatore ovviamente? Non lo so, io spero che si sceglie bene per uno che sa lavorare, che ci crede e che porta la squadra avanti. Per quanto riguarda lei invece, la rivedremo in panchina? Ma io vorrei, ma prima mi devo rimettere al 100%, se sono a metà non... Ma intanto può tornare spesso a Pescara, visto che qui si sta benissimo e lei sta benissimo. La città la ama? Quello sì, non tutta la città, ma sono contento, sono stato sempre bene, ben accolto. Sì. Grazie mister. Grazie a voi. La finalissima di pool scudetto tra il Campobasso e il Trapani si giocherà domenica 16 giugno alle ore 18 a Grosseto. Non c'è ancora l'ufficialità che arriverà all'inizio della settimana prossima, ma questa è sicuramente la notizia nuova. Intanto mister Braglia ieri era in città e ha già iniziato a lavorare per i rossoblu dietro le quinte. Sentiamo i dettagli nel servizio. Finale per lo scudetto di Serie D tra il Campobasso e il Trapani, oppure esordio agli europei dell'Italia di Spalletti contro l'Albania. Un dilemma che in realtà non si è mai posto, visto che la nazionale gioca alle ore 21 di sabato 15 giugno, mentre i lupi avrebbero affrontato i siciliani sempre il 15, ma alle 16, come da programma. Un'eventualità che non si verificherà. La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, ha posticipato di 24 ore la sfida, che dunque andrà in scena domenica 16 giugno, probabilmente alle ore 18. Nessuna ufficialità al riguardo, come per la sede, che però dovrebbe essere Grosseto. La formula sarà la stessa delle semifinali e della Coppa Italia. Se al termine dei 90 minuti ci fosse ancora parità, si effettuerebbero direttamente i calci di rigore, senza passare per i tempi supplementari. Come largamente anticipato la settimana scorsa, Piero Braglia guiderà i lupi nella stagione del ritorno in Serie C, un vero e proprio colpaccio per la società di Metrizzetta, che vuole affidare un tecnico esperto, carismatico, in grado di far crescere i giocatori e tutto ciò che ruota attorno ai rossoblù. Ieri è stato nel capoluogo per visionare lo stadio e le strutture sportive per gli allenamenti. È carico, ha entusiasmo e ha voglia di mettersi in gioco al timone di una neopromossa affamata.
Restiamo a parlare del Campobasso, sentiamo le dichiarazioni di Alessio De Cerchio dopo la partita contro la Cavese. Noi sin dal primo giorno sapevamo di dover fare questa pole scudetto e poi come andava andava, però come ho detto precedentemente, quando stai bene in una città, quando stai bene in un gruppo, non vuoi mai lasciare la città in cui ti trovi. E poi veramente è stato un piacere, ed è un piacere e continua ad essere un piacere vivermi lo spogliatoio e noi ragazzi 24 ore su 24. Quando mentalmente comunque la testa è un po' sgombra, perché l'obiettivo l'abbiamo portato a termine che era vincere questo campionato. Fisicamente sei un po' stanco, però il gruppo regna anche su questo. E noi passiamo i giorni, ci stanno volando. Però è sempre bello stare insieme e poi escono queste prestazioni a un anno che sono partito in ritiro. Io sono partito in ritiro il 17 di luglio. E tu potresti chiedere se sei stanco? Sì, sono stanco, però veramente mi allenerei un altro mese con loro. Comunque sapevamo che la Cavese soffriva un po' questo, soffriva il dinamismo, soffriva le palle filtranti perché erano abbastanza larghi. Quindi in settimana il mister l'ha preparata veramente bene. Ed è stata la nostra forza, perché comunque, come ho sempre detto, siamo 25 giocatori forti e chi gioca gioca farà sempre la propria partita e anche oggi ci dà un'altra ottima prestazione, peccato per il risultato che era l'ultima partita in casa dove volevamo vincere davanti ai nostri tifosi, ma sono sicuro che capiranno. Comunque la formazione è stata diversa, volevamo comunque far bene, sì, il margine dei gol era comunque ampio. Però comunque loro ti hanno fatto gol subito, quindi si poteva indirizzare in un'altra, esatto, in un altro modo. Siamo stati bravi comunque a reggere e poi a portare a casa il risultato, diciamo. Mi porto l'abbraccio a centrocampo di tutta la squadra, convocati e non convocati, dopo la partita di, mi sembra, Notaresco. E mi porto le parole dentro lo spogliatoio prima di Riccione, che venivamo da 3 comunque pareggi e l'Aquila si faceva avanti. Però ti dico la verità, dopo è sempre bello parlare, è sempre facile, però se parlavi con ognuno di noi, noi sapevamo che potevamo portare l'obiettivo a termine, ma perché dipendeva da noi, cioè sempre dipeso da ogni ragazzo. E se tu mi dovessi fare una domanda, chi è che ti ha impressionato di più? Io ti dico, mi ha impressionato di più chi ha giocato di meno, perché non ha mai mollato. Ogni settimana si allenava veramente al 300% e ha reso possibile far allenare chi giocava di più al 100%. Quindi ti dico questa immagine, l'immagine del gruppo, come abbiamo vinto il campionato grazie al gruppo e basta. E la città lo merita, perché ci è sempre stata vicino, e ci ha sempre sostenuto con rispetto, con umiltà, ci hanno sempre seguiti, sia durante le partite che in città, che in piazza, ci hanno veramente fatto sentire a casa. E li ringrazieremo per sempre. Bene, è tutto anche per la nostra pagina sportiva. Continuate a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.